Anche quest'anno l'amministrazione comunale di Castellammare del Golfo ha celebrato la giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. Secondo le ultime stime sono oltre 15.000 le persone decedute mentre cercavano di raggiungere l'Italia. Oggi alle 11.30 nel cimitero comunale c'è stato un momento di ricordo a cura del comune, del circolo Metropolis e del centro ascolto dell'Unitre di Alcamo. Nel cimitero di Castellammare sono sepolti una trentina vittime di quel terribile naufragio. Abbiamo con noi Claudio Tramaglini dell'Associazione Pacifista, una persona che molto spesso si rega in Palestina a supporto di quelle persone che chiedono libertà e giustizia. Ebbene Claudio, qual è il significato della manifestazione di oggi? Purtroppo è facile dare un significato a una giornata ricorrente, quindi 3 ottobre ormai diventa il giorno in cui ci si ricorda che i migranti annegavano e purtroppo non ce ne ricordiamo in tutti gli altri giorni dell'anno in cui continuano a morire per le politiche che fanno i nostri governi europei per impedirgli di arrivare. Morivano in mare, adesso muoiono di nuovo nel deserto in Libia per colpa delle decisioni che fanno i nostri governi e per tenere buona l'opinione pubblica, che è una cosa vergognosa. Ma c'è nell'opinione pubblica nazionale una certa preoccupazione anche per episodi spiacevoli che nel tempo sono accaduti? Certo, un minimo di sensibilità c'è, almeno in Italia è uno dei paesi che si ricorda queste cose. Quindi usiamo almeno queste occasioni di ricorrenza come il 3 ottobre per pensare che esistono i migranti che hanno diritto a sopravvivere anche loro, come gli italiani immigravamo e dovevamo sopravvivere negli altri paesi. Una commemorazione al cimitero di Castellammare che va oltre alle persone che sono sepolte qua, a quelle che sono sepolte in mare per questa tragedia e per le 15.000 persone che si calcolano siano morte nell'attraversare il Mediterraneo. Non si tratta di vittime dell'immigrazione, si tratta di vittime della chiusura dell'Europa a un problema di portata epocale. La chiusura dell'Europa si può, come dire, simboleggiare nella vicenda di Asmeret, parente di una di queste vittime che abbiamo nel cimitero di Castellammare, bloccata, doveva provenire dalla Norvegia, da Bergen, ed è stata bloccata perché non aveva il visto per Londra dopo le vicende della Brexit, e di questo noi ci rammarichiamo, anzi ci indigniamo. Abbiamo solo una sciarpa di Asmeret che simboleggia un po' la sua presenza qua. Abbiamo voluto organizzare assieme ad altri questo momento perché ci sembra doveroso, non so se si tratta di una espiazione di colpe comunque non direttamente nostre, di un'espiazione di colpe che l'Europa e il mondo occidentale ha rispetto al cosiddetto terzo mondo e alla povertà nel mondo. Ci rammarichiamo che l'Europa si stia chiudendo eccessivamente in se stessa, prima con gli accordi con la Turchia e poi questi ultimi con la Libia. Che tipo di significato assume la presenza qua in questo luogo di culto? Beh, noi come Unitre e anche come centro ascolto Padre Aparo è da tempo che ci occupiamo dei migranti e quindi cerchiamo di collaborare al massimo con questa gente che arriva, e oggi ci è sembrato doveroso essere qua, partecipare e farci parte attiva per la buona riuscita di questa bella manifestazione. Un segnale forte che vuole dare il Comune verso queste persone disperate, molte delle quali perdono la vita durante il tragitto che dovrebbe portarlo in Sicilia. È un atto dovuto sia per ricordare una grande tragedia, ma credo sia un atto dovuto anche in questo particolare momento storico. Riportiamo la questione immigrazione prima di tutto ad una dimensione fondamentale, che è quella dell'umanità. Da lì possiamo partire, possiamo fare le valutazioni. E questa testimonianza che abbiamo noi nel nostro cimitero ci porta, secondo me, naturalmente verso questa direzione. Partiamo dall'umanità, perché la morte con le sue tragedie ha questo valore, diciamo, anche catartico, anche letterario se vogliamo, di riportare il tutto, la discussione, nell'ambito di una civiltà e soprattutto, ripeto, nell'ambito di un'umanità che è indispensabile se vogliamo affrontare seriamente questo problema.